Salernitana Avellino, ci siamo dopo settimane di attesa. È arrivato finalmente il giorno del derby, questo derby che si preannuncia spettacolare, soprattutto per i numeri, per la cornice di pubblico che invaderà la Recchi, si sfonderà il tetto dei 20.000 spettatori, 20.000 spettatori che saranno divisi tra gli oltre 13.500 biglietti venduti fino a poco fa, con i botteghini ancora aperti per i ritardatari che vorranno acquistare ancora i tagliandi per assistere a questa sfida, a questo inizio di campionato di Serie B che vedrà appunto di fronte la Salernitana e l'Avellino di Tesser, biglietti di curva esauriti. Ci sono ancora dei posti per quanto riguarda distinti e tribuna che via via stanno terminando. Da Avellino saranno circa 2.000 i sostenitori biancoverdi che raggiungeranno lo stadio Arechi di Salerno, ingenti misure di sicurezza per evitare qualsiasi tipo di contatto tra le due tifoserie, con percorsi obbligatori sia per gli irpini che arriveranno a Salerno che per i salernitani che giungeranno nel piazzale dello stadio Arechi. E ci saranno anche i container che saranno appunto sistemati dietro la curva nord che ospiterà i tifosi dell'Avellino. Per quanto riguarda invece la formazione di Vincenzo Torrente, dopo la rifinitura sono stati sciolti gli ultimi dubbi relativi soprattutto alla linea mediana, dove c'era il ballottaggio tra Moro e Bovo per una maglia da titolare, con l'ex Empolese pronto a vestire appunto la maglia da titolare per formare la mediana a tre, che vedrà Capitan Pestrini in cabina di regia e Sciaudone a terminare il terzetto di centrocampo. Per la difesa invece è arrivato il portiere Strakosha dall'Albania, dove era lì a giocare le qualificazioni per l'Europeo di categoria Under 21 con la sua nazionale. Giocherà la partita contro l'Avellino e poi ripartirà nuovamente per l'Albania, dove il giorno 8 settembre dovrà disputare ancora un'altra partita di qualificazione, questa volta contro il Portogallo. Dicevamo difesa che vedrà anche i quattro appunto scelti da Torrente, da destra a sinistra: Colombo che appunto agirà sull'out destro, mentre sull'out mancino è confermato Franco. Per quanto riguarda la coppia centrale, ovviamente spazio a Lanzaro e Schiavi. Abbiamo già detto della mediana. In attacco invece nessun dubbio per Torrente, che porta in panchina gli ultimi arrivati: Coda ancora dietro per quanto riguarda la condizione fisica, e Donnarumma. Quindi spazio al centro dell'attacco all'ex Sannita Eusebi, al suo fianco Gabbionetta che indosserà la maglia numero 10 e Troianiello che agirà sull'out destro.